una classe, in un altro lo stesso materiale non funziona, è legato alla giornata, è legato all'età, è legato a delle cose imprevedibili di quel giorno, alla stessa classe, ma quello che è importante è il processo di scambiarsi e di cercare e di non avere paura appunto di sbagliare, di darsi feedback a vicenda, perché così piano piano si impara, si cresce ognuno per sé, però c'è bisogno molto dell'esperienza degli altri perché è così diversificato il tipo di lavoro, cioè per età, per classi, per stato sociale, per momenti, per giornate, cioè che è molto molto difficile, non c'è una ricetta, cioè però un lavoro costante, no, che facciamo sempre di scambio, di feedback, di formazione, di invitare gente. E l'impulso viene dal corpo e naturalmente porta anche una rotazione. Thank you.
spazio, eccetera, e così via. Ovviamente poi dopo, in più con tutte le difficoltà che ci stanno, i soldi, le cose dei genitori, capito, boom, finisce, esatto, no? Sì, sì. Quindi comunque sia, c'è un presupposto in cui non si riesce a fare un lavoro di qualità, e che vuol dire poi anche il lavoro con l'insegnante, di riuscire a coinvolgere comunque un minimo i genitori, a farli venire, eh? Chiaramente poi, come dire, diventa una cosa che poi la scuola stessa, l'insegnante che magari ti chiama. Gracias, mi amor, por esta vida. Una possibilità.